Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Vlogmas. Oggi sarà un Get Ready With Me, ma molto in relax, perciò cominciamo subito creando l'atmosfera e accendiamo una candela da mettere nelle mie adorate lanterne. Allora, oggi mi preparo con voi per andare a festeggiare il compleanno di mia sorella. Quindi faccio tutto quello che serve per prepararmi per stasera. Partiamo con il provare quella famosa maschera al melograno che avevo comprato da Lidl e che vi avevo fatto vedere in un precedente Vlogmas, credo non quello scorso, ma credo forse due Vlogmas fa. Quindi dopo essermi lavata bene la faccia con un detergente delicato, vado ad aprire la maschera e farla. Posso già dirvi, questa è la maschera, è assolutamente ben imbevuta, piena piena zeppa di liquido, insomma. L'effetto che dice di fare rinfrescante lo fa appieno e forse è meglio farla in estate questa maschera. E mi dava anche l'idea di non prurito, però insomma sentivo attivata la pelle, non so come spiegare. Ho allargato un pochettino la parte della bocca perché era veramente molto stretta e consigliano di tenerla tra i 10 e i 15 minuti, dopodiché di toglierla senza però risciacquare, ma togliere eventualmente il prodotto in eccesso. Adesso passiamo ai capelli. Anche di qua proverò la maschera che abbiamo comprato da Lidl quando sono andata con mia mamma. Quindi mi faccio la mia solita lavata di capelli e al posto del balsamo utilizzo la maschera. Allora, cosa dire? La maschera dice che si può tenere anche fino a 20-25 minuti. Ovviamente adesso è freddo e quindi l'ho tenuta giusto il tempo di spazzolare i capelli. Me li ha spazzolati molto bene e come vedrete alla fine, insomma, dell'asciugatura dei capelli, i capelli risultano veramente molto molto lucidi. Intanto sono andata a dare il termoprotettore perché asciugo sia con il phon che con il ferro. Una bella stirata ai capelli e adesso proviamo insieme il ferro che ho acquistato da Risparmio Casa. L'ho già utilizzato, non è la prima volta che lo utilizzo. Devo dire che secondo me è molto buono come ferro. Io mi ci trovo bene, l'avrò già usato almeno una decina di volte e mi fa un effetto ondulato molto bello. Io alterno il ferro alla piastra, anche per fare i boccoli, però è chiaro che con la piastra il boccolo viene molto più preciso, molto più tondo. Invece con il ferro, almeno questo effetto naturale a me piace molto. Nel frattempo, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere nessun prossimo video in uscita. Tra l'altro, adesso sto facendo i vlogmas tutti i giorni, perciò motivo in più per iscriversi e attivare la campanellina. Se questo video vi è piaciuto, mettere un bel pollice in su e se vi fa piacere, mi potete anche cercare su Instagram come Universo di Carlotta. E per finire un bel tocco di lacca. Do la lacca sia appena finito, quindi prima di aprirli, e sia dopo che sono andata a testa in giù e li ho aperti un po', mi ridò la lacca. Quando faccio queste pettinature, quindi un po' mossi, un po' ondulati o con i boccoli, io abbondo sempre tantissimo con la lacca. Adesso passiamo al make-up. Idratiamo le labbra, questo è un burro cacao di Vrochet molto buono e il mio solito correttore che stavolta uso come base prima dell'ombretto. Questo trucco è un trucco molto semplice, non sono andata a fare trucchi teatrali o cose particolari troppo colorate per due ragioni. La prima è perché
andiamo a casa da mia sorella, quindi non è che dobbiamo fare cose straordinarie. La seconda, perché comunque questo è un trucco che mi sto facendo ultimamente, che mi piace molto, mi sembra molto fine e insomma addosso a me me lo vedo gradevole. Come dico in tutti i video dove faccio i Get Ready With Me o comunque dove mi trucco, assolutamente la riga dei liner non può mai mancare e il mascara in abbondanza, come se piovesse. In questo video vedete il risultato finale dei capelli e del make-up, ma non vi faccio vedere come andrò vestita stasera da mia sorella, perché pubblicherò una foto su Instagram, perciò motivo in più per andare a cercarmi come Universo di Carlotta. Un tocco di rossetto rosso, soprattutto nel periodo natalizio, non può mai mancare. Questo è un rossetto di Kiko che ho acquistato il Natale scorso e che uso veramente poco, per poche occasioni. Però quando il make-up è molto semplice mi piace il rossetto rosso. Il video sta per terminare, io vi ringrazio per averlo visto, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo Vlogmas. Ciao!